Buonasera e benvenuti a questa proiezione della sezione di un film appartenente alla sezione After Hours. Allora, voi sapete che la sezione After Hours è abitualmente, ormai da anni, dedicata ai film più bizzarri e in prevalenza horror, ma dato che quest'anno, come sapete, uno degli zoccoli duri del festival è la retrospettiva dedicata all'horror classico fino alla fine degli anni 60, abbiamo pensato di rendere questa sezione un po' più eclettica. Ecco perché, ecco spiegata la presenza di questo film che non è un horror, ma è una commedia bizzarro, almeno è bizzarro e un po' stranita nelle premesse, perché poi acquista una costruzione e si instaura un rapporto molto particolare che comunque vedrete. Allora, saremo in tanti qui insieme a me, dunque chiamo, vado in ordine e per ultimo il regista, così la sua, insomma, perché è importante. Allora, chiamo accanto a me Barbara Daglianez, produttrice slovena, Gianpaolo Smiraglia, produttore, Branislav Serdic, produttore sloveno, lo sceneggiatore e produttore Andrea Magnani, l'attore Giovanni Calcagno e il regista Davide Del Degano. Allora, vuoi parlare prima tu, Davide? Vabbè, ci introduci tu questa commedia bizzarra? Sì, io, buonasera a tutti, noi vi ringrazio, siamo non felici di più di essere qui con voi a questo stupendo festival che da anni, insomma, ammiriamo, era un piccolo traguardo e siamo felicissimi di essere qua con voi, quindi grazie a tutti di essere presenti questa sera e grazie anche perché proprio dalla tua presentazione, dalla vostra presentazione anche sul catalogo io trovo una cosa fantastica che ci rigiocheremo sicuramente mille volte, che è lo spiegare il nostro film come una commedia stranita. E quando ho detto che cos'è? E poi mi sono innamorato subito e quindi grazie anche per questo che ci avete regalato e che ci giocheremo un po' in giro dappertutto. E sì, noi insomma siamo felici di mostrarvi il film, è sempre difficile prima dire qualcosa. Insomma, noi abbiamo Giovanni Calcagno che insieme a Vincenzo Nemolato è uno dei due protagonisti del film e spero vi piaccia e siamo contenti di essere con voi a condividere questa serata. Grazie a tutti. Andrea, vuoi dire qualcosa? Giovanni? Giovanni, vuoi dire qualcosa? Sì, volevo intanto salutarvi e ovviamente prendendo spunto da quello che ha detto Davide, vorrei salutare insieme a Vincenzo che oggi non c'è perché sta facendo il suo spettacolo ad Arezzo, tutti quanti gli altri attori che popolano lo schermo di questo film che abbiamo fatto con una troupe di famiglia. D'altronde il luogo dove è stato girato, Sauris, che è una comunità perduta nelle Alpi Carniche, ci ha dato la possibilità di cementare una unione che spero venga fuori da questo lavoro. Ci direte dopo. Buona visione. No, a me tocca insomma dire anche qualcosa, e parlo anche per i miei colleghi qua, sui ringraziamenti. Volevo ringraziare innanzitutto la troupe che è presente qua, cioè ce ne sono un po' qui con noi, magari si fanno anche un po' di clac, poi riusciamo anche a vederli, ma no, non fanno. Assieme laggiù, ok? E volevo ringraziare Sauris, che è il paese che ci ha ospitato, volevo ringraziare Rai Cinema, che ci ha sostenuto e che ci accompagna, e volevo anche ringraziare Fandango, che invece ha scelto, così anche inconsciamente, di distribuirci, quindi li ringrazio e ringrazio ovviamente tutti i miei amici produttori del film. E una cosa volevo dire sul film, e questa è una storia di rinascita, se vogliamo. Io penso che ci sia anche bisogno oggi di poter pensare che la nostra vita possa anche avere, a volte, come dire, scartare da qualche parte, poter avere anche una nuova chance, una nuova opportunità. E niente, quindi anch'io come gli altri vi auguro buona visione e non so, magari se volete dopo l'uscita del film siamo qua comunque. Andrea, mi dicevi prima che il film dovrebbe uscire per Fandango a cavallo tra febbraio e marzo, giusto? Sì, ancora
giusto, ancora non è stata decisa la data, però sì, a cavallo tra febbraio e marzo del prossimo anno. Va bene, sì. D'accordo, grazie, grazie a tutti voi, grazie, buona visione. Grazie a tutti.